Roberto Bonomi, l'ultimo candidato alle elezioni primarie a presentarsi, conferenza stampa, ha detto: vogliamo rappresentare questa opzione di radicalità che è maggioranza nel paese. Come? Abbiamo fatto l'esempio dell'acqua pubblica, no? Cioè qualcosa, cioè per anni ci hanno riempito la testa che tutto doveva essere privatizzato, comunque anche l'acqua, questo sembrava essere il pensiero dominante, e poi abbiamo avuto invece una larga maggioranza nel paese che ha espresso un'opzione diversa, quella che si diceva radicale, e cioè di non privatizzazione dei servizi pubblici, in particolar modo dell'acqua. Così la stessa cosa pensiamo vada fatta per Civitavecchia, cioè noi pensiamo che la crisi in cui ci muoviamo e anche la situazione in cui versano le casse comunali impongano un'amministrazione che non guardi solamente al tirare a campare, all'ordinaria amministrazione, ma ponga invece l'idea di un'amministrazione che introduca elementi di vera radicalità. Quando parlo di radicalità parlo di rottura dei rapporti di forza che regolano la vita di questa città. Senta, sulla carta degli avversari, insomma, alcuni degli avversari sono molti fo molto forti, dati alcuni già, insomma, per favoriti. Insomma, questa competizione è una competizione che servirà soltanto a misurare eventualmente il peso di Rifondazione Comunisti nella futura coalizione, o insomma ve la giocate per vincerla? No, non è assolutamente così. Noi giochiamo per vincere. Le primarie intanto sono un elemento di assoluta novità per questa città. Si è aperta questa finestra, questa apertura, diciamo, di democrazia. Corrono delle persone, degli individui, che possono essere sostenuti, come in realtà sta succedendo, anche da schieramenti che travalicano gli stessi partiti politici. Abbiamo avuto esempi in altre realtà d'Italia, ma anche qua, per quanto ci siano, i rappresentanti siano effettivamente riconducibili alle singole forze, si incontrano quotidianamente persone appartenenti a altri schieramenti che ti dicono ti danno il voto, così come i nostri possono andare in altro. C'è una partita per scegliere il candidato sindaco, dopodiché tutti quanti saremo vincolati, noi per primi, perché siamo fermamente convinti, al vincolo di coalizione, ovviamente nel rispetto del programma che condividiamo pienamente, che abbiamo sottoscritto.